Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Ascoltiamo la parola che il Signore oggi ci dice dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti 21-30. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora ai giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me. Non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Amen. Cari amici, oggi Giovanni 8 ci spinge nel guardare a lui. È Gesù stesso che sta parlando ai farisei e parla di questa condizione, situazione in cui i farisei non lo hanno accolto, non lo vogliono accogliere, ma Gesù alla fine dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, conoscerete che io sono. Ecco che Gesù usa questa espressione, l'espressione che Dio aveva dato, se ci ricordiamo, quando ha parlato a Mosè presso il roveto ardente, comandandole di andare dal Faraone dicendo di lasciare partire il mio popolo. E Mosè gli ha detto: ma chi devo dire che mi ha mandato? Ecco che Dio ha detto: io sono, ti ha mandato. Dio è colui che è. E Gesù sta facendo questa affermazione davvero molto forte: quando io sarò innalzato, quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, saprete che io sono. Proprio la pienezza, la completezza. E a questo proposito leggiamo la prima lettura che oggi la liturgia ci propone, dal Libro dei Numeri, capitolo 21. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Amen. Vi ho letto questo brano innanzitutto perché fa parte la nostra storia, che veniamo da Israele,
dalla prima promessa, dalla prima alleanza. Secondo, perché è Gesù che fa riferimento. Quante volte Gesù stesso dice: come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così è necessario che il Figlio dell'uomo venga innalzato. E oggi stesso dice: quando voi avrete innalzato il Figlio dell'uomo, saprete che io sono. Fratelli e sorelle, in questa Pasqua, ormai 2 settimane ci separano da questo momento meraviglioso, già tendiamo il nostro sguardo verso Gesù. Gesù è quel serpente di bronzo, innalzato. Chi lo guarda non perisce. Chi eleva il proprio sguardo a Gesù non va incontro al male, viene custodito. E qui ci sono delle promesse davvero molto, ma molto forti. Quanto è importante per noi, carissimi amici, sapere mettere al centro della nostra vita familiare, spirituale, il posto che è di Gesù. E Gesù deve essere al centro. Quante volte la nostra vita, che può essere anche devozionale, dove facciamo anche altre preghiere, ci rivolgiamo magari anche a dei santi, mettiamo, fissiamo il nostro sguardo unicamente su Gesù. Non c'è altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che siamo salvati, dice il libro degli Atti degli Apostoli, la prima predicazione dei discepoli. Fratelli e sorelle, lasciamo perdere tante cose che sono vane e andiamo direttamente da Gesù. È Gesù stesso che dice che quando io sarò innalzato al cielo, tutti guarderanno a me, verranno salvati. Coloro che volgeranno a me lo sguardo saranno da me redenti. Quanto è importante per noi cristiani, carissimi, avere una vita sana di fede, genuina di fede. Un cristocentrismo è fondamentale per ogni cristiano. Il centro è Gesù. Gesù è l'Alfa, Gesù è l'Omega. Gesù è il principio, Gesù è la fine. È Gesù l'unico intermediario tra l'uomo e Dio Padre. Poche volte lo diciamo, oggi è il caso di dirlo, perché Gesù, dopo che è morto per i nostri peccati, è risorto, elevato al cielo, innalzato, abbiamo bisogno di fissare il nostro sguardo solo su di Lui. Quindi quando viviamo la nostra giornata, la quotidianità, a Lui va il nostro cuore, a Lui va la nostra richiesta, a Gesù va tutto il nostro essere, la nostra lode, la nostra invocazione. Io vi invito, fratelli e sorelle, di guardare a Lui come colui dal quale viene la luce, dal quale viene la forza, dal quale viene la nostra gioia, la pienezza. So che spesso siamo abituati anche a avere tante altre devozioni, ma Gesù è colui che ci insegna di mettere solo Lui al centro, allontanare tante altre cose in più, perché è il Figlio dell'uomo che deve essere innalzato. Così pensate, nell'Eucaristia il centro è Gesù, corpo che si dona a noi. Gesù, parola che si dona a noi. Quindi oggi insieme diciamo: vieni Signore Gesù, grazie perché Tu sei stato innalzato, grazie oh Signore perché Tu Ti sei fatto uomo affinché il nostro sguardo, i nostri occhi si rivolgano soltanto a Te, grazie perché da uomo Ti sei donato sulla croce, da uomo sei risorto per i nostri peccati, per le nostre mancanze, ma soprattutto grazie perché i nostri occhi anche oggi
possono fissare il tuo volto, la tua presenza nella nostra vita. E noi vogliamo che tu sia il centro delle nostre case, il centro della nostra famiglia. Tutto ruoti attorno a te, Signore. Riconosciamo che in te è la nostra forza, in te abbiamo l'unico Salvatore, l'unico Signore. A te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, guardiamo a Gesù. Guardiamo a colui che è morto per i nostri peccati, dal quale viene la nostra forza, la nostra gioia, un nuovo entusiasmo, un nuovo vigore fino a questa sera. Che il Signore ci possa benedire e accompagnare. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Credo in Gesù, unico Signore, credo.